thank you very much. this was a brilliant expose. Um, we now have the intervention uh, by uh, francesco Marchetta, who is a director of intellectual property of praco proper images. he is the one who is going to present us the view of the practical patent lawyer. and i think this is very important for this uh, kind of discussion that we have this view as well as academics please you have 5 to 10 minutes not more sure. thank you. thank you professor olivi grazie e grazie soprattutto alla professoressa onorati e alla università bicocca al suo rettore per questo invito come facilmente potete vedere io sono un animale un po' diverso che non ha un background accademico di questo ovviamente da un lato soffre e dall'altro presenterà la, la sua diversità eh, per, quella, per quella che è. Eh, D'altra parte quindi posso solo fare un approccio pragmatico di qualcuno che ha 30 plus year di lavoro in questo, in questo settore in, in industria, sempre eh, in industria, non ho avuto altre opportunità che fare. Questa è, è, è la realtà, realtà che mi ha consentito di seguire nei 30 e plus years tutto questo procedimento, che mi porta alla prima affermazione che, che mi sembra condivisa, cioè quello che oggi abbiamo visto e spiegato è un sistema, comunque non piazza al professor De Santes, è un sistema, nel senso che qualsiasi cosa che è messa insieme alla, così, a spanna la possiamo definire un sistema. Quindi è un sistema che è il frutto di un lavorio politico, quasi politico e compagnia di, di 30 plus years anche. Intanto che io lavoravo questi altri facevano il sistema, quindi eh, questo è, è probabilmente un dato di fatto che eh, mi costringe eh, per la pragmaticità a cui sono educato a dire... Boh, se siamo a questo punto e se è probabile che per un certo numero di paesi questo sistema entri in vigore, io devo innanzitutto sapere come funziona, devo essere capace di, di utilizzarlo nella mia attività quotidiana, devo essere in grado di dare eh, opinioni al, al mio datore di lavoro in questo caso per affrontare la situazione reale. E eh, non ho per, per limiti. Eh, vari miei, non ho tanto la possibilità di incidere sul lato teorico o sistematico, semplicemente prendere quello che si sta profilando e pragmaticamente lavorarci. Qual è il, il punto fondamentale? E il punto fondamentale è che senza dubbio è un, è un sistema complesso, l'abbiamo visto. La questione fondamentale è is also workable, Ve, diventerà operabile. E secondo me ci siamo ancora. Per quello che conosco, visto del sistema, è ancora possibile. È una speranza, ma è ancora possibile che sia operabile. Poi cerco magari di dire una parola, ma non so se riuscirò eh, col tempo. Non ho attaccato la sveglia, ma sono sicuro che il professor Ulrich mi farà segno. Eh, se riesco, dico anche una parola sul who will benefit. Che io che non ho fatto il classico sa che si dice qui prodest. Poi, appunto, cerco di dire qualcosa. On the language issue, I will not speak about it, but you will immediately realize, if you work in, a, in a, an enterprise in Europe, as small well as it can be, you will immediately realize that language, you have to manage the lingua franca of the business, and you cannot. Say, I do not do any business unless you speak me in Italian. No way, you are out of the business. That's uh, the simple point. But I will not touch the language because it's sensible, it's politically incorrect if I say anything about uh, uh, language. Of course, language should have been, should have been, let me say, should have been negotiated because it's a competition problem. In that, I have, as an Italian working in an Italian industry, i have a competition disadvantage against my colleagues. but it's something that you can trade. you could have trade, and it was not done. you could have traded successfully. and there are the proofs. you could have traded for the seat of the court. we didn't. or our government didn't. period. A end of this point. but it's something to me. since it's competition. Since it's something that you could have been negotiable. It was not. Uh, so, uh, on the fa uh, il fatto che avremo una scelta tra vari titoli, secondo me, è solo positivo, perché potremo, come eh, industria di diversa dimensione, aggiustare la nostra strategia al, al nuovo sistema. Uh, ripeto, il nuovo sistema, come è stato detto, ha alcune variabili non ancora definite. Quindi, ci troviamo in quella. Molto spiacevole situazione di work in progress dove puoi anche morderti la coda se cerchi di fare un ragionamento sistematico perché ti mancano gli elementi. Sarà conveniente, come si ricordava, non so l'ammontare delle renewal fees, non so l'ammontare delle, eh, eh, delle, delle fee procedurali. Temo di, di giocarmi alcuni amici potenziali se dico sono quasi sicuro che le legal fees non saranno bassissime. È nel posto sbagliato, scusate non, non avrei dovuto dirlo, però quello sarà un problema. Ma sarà un problema di competizione, perché per quanto alte possono essere le legal fees in Italia saranno assolutamente competitive per tutto il resto d'Europa. Quindi un legal service come si deve in Italia può probabilmente dire la sua nel contesto europeo. Il problema sarà convincere il cliente giapponese, coreano, cinese, guarda, the quality is the same, il prezzo sfortunatamente è più basso. Questo vale anche per me, perché se vedo i colleghi svizzeri, eccetera, posso solo nascondermi, ma non solo. Se vedo lo stipendio di mio figlio, che ha 30 anni in meno di me, lavora a Bruxelles in una ditta. Adesso. Close, la, la citazione personale. Quindi work in progress bisogna viverlo, non c'è niente da fare. Work in progress, dobbiamo partecipare e vedere man mano come va. Nella, in questo work in progress per me, la caratteristica fondamentale è: riusciamo, si riuscirà ad avere alla fine un sistema workable. Una parola sola, concludo sul famoso chi ci guadagna. Non vorrei entrare troppo in questioni diciamo che sfuggano alla, alla pragmaticità eh, cui devo riferirmi ma il, come ogni sistema innanzitutto bisogna vedere come è delineato alla fine e quindi quanto sarà il costo verosimilmente ci possiamo attendere che non metteranno in piedi una cosa proibitiva non, pre, non metteranno in piedi una cosa che fallisce per il solo fatto che non è affordable in, metteranno mano al portafoglio in ultima analisi c'è già un pagatore designato che è lo user, l'industria che userà il sistema. Quindi si tratterà di trovare il modo di come glielo fanno pagare, ma uh, il pagatore è già identificato. Il, quindi il, il lato cui Prodest. mi è capitato anche se di scriverlo, devo dire. Eh, e va analizzato, secondo me, una volta visto il sistema. Se questo sistema consente un'azione centralizzata, efficace davanti a un giudice competente, a un giudice veloce, perché sappiamo bene cosa significa la dimensione temporale nel processo civile, beh eh, io credo che, cioè dalla mia, la mia riflessione personale è che. L'enterprise che ci guadagnerà di più è quell'enterprise tecnologicamente avanzata, non necessariamente grande. Si parlava di opt-out. Eh, non credo di svelare un segreto se dico che ci sarà un, un opt-out di massa dai grandi patentees. Non è un segreto, è certo. Però, perché hanno molto da perdere, una small... SMI, con una buona tecnologia, anche un buon brevetto, perché la cosa che si gioca è sul campo del brevetto, anche con un buon brevetto che ha la possibilità di effettivamente citare una o più parti, diciamo, grosse, per semplificare, in un unico tribunale, con un costo decisamente più ragionevole e con una... Previsione di conclusione piuttosto veloce, beh, credo che ci guadagni, ci guadagna molto di più di quel grande che rischia eh, la, la, il proprio bene in un unico pot e non lo vuol fare perché se lo può pagare anche su 10-15. Eh, questo eh, solo per dire un qui, protest, che però dipende, è un work in progress, dipende <ride> cosa viene fuori. Eh, L'altra caratteristica del work in progress è parteciparci. Eh, credo che. Come industria, oh, questa ovviamente è tutta una riflessione personale, ci manca solo e ho il beneficio, e non parlo quindi né a nome di nessun'altra, né compresa neanche la mia azienda, se volete, è, è tutta riflessione personale che beneficia del fatto che siamo in un mondo accademico e quindi non mi sono eh, così barricato cercando di nascondere quello che penso. Ecco, eh, però il, il sistema probabilmente... Come dicevo, va, a di chi, va sempre a vantaggio di chi lo usa e probabilmente es, può esercitare la leva tipica del sistema brevettuale. Che empiricamente vi posso dire, non sono in grado di dirlo eh, con nessuna base accademica e scientifica. Ma empiricamente, nel, nel mondo economico che vedo, ha un effetto leva incredibile, se non lo vivi se non lo vedi empiricamente, è una leva incredibile dove la dimensione del piccolo, grazie al titolo, a nient'altro, non è market position, niente, è solo il titolo brevettuale, grazie al titolo brevettuale, quando è nel ramo tecnologico giusto, pesa tanto quanto il, la posizione, il mercato, eccetera, eccetera, in ultima analisi, la posizione brevettuale del grandissimo. Uh, soggetto che ha la, la prevalenza sul mercato perché per la, per la forza e, e intrinseca del right escludendi alios che, non guardi, che che guarda prevalentemente è relazionale se si volesse dire una cosa è relazionale dipende da, soprattutto dalla forza dell'altro non tanto dalla mia naturalmente io devo avere un sistema che mi consenta di far valere questa forza e, se ho ragione, mi dia ragione e mi dia ragione svelto. Ecco, con questo concludo perché ho anche superato i limiti. Grazie ancora.